Nuova piazza Garibaldi, finalmente tutta aperta, le piazze. Sembra molto bella, a molti piace. Noi l'abbiamo fatta, l'abbiamo inquadrata con diversi clienti, persone che vengono qui, è molto carina. Lei qua ha un negozio storico, esistente fin dal 1950, Piazza Garibaldi del passato, Piazza Garibaldi del presente, meglio quella del passato o meglio questa attuale? Come piazza, meglio questa attuale, molto più bella. In una piazza che nei fatti è diventata totalmente pedonale, questo particolare lei come lo vede? Noi siamo per il pedonale. Prima passavano le auto e Noi siamo andavano. per il pedonale, per i bambini. Secondo me è molto più concreta la piazza pedonale. Ma oltretutto tutte le piazze quasi in Italia stanno diventando pedonali. A Cagliari vige però la regola non scritta del fatto che i cagliaritani, solitamente una parte, anche per fare brevi spostamenti, prendono l'automobile. Penso che sia una questione di abitudini. Io sto andando a piedi, vado in bicicletta, non è che Cagliari è piccolina. Capisco chi viene da fuori, ma Cagliari, insomma. Il fatto di una Piazza Garibaldi quindi totalmente pedonale e senza le auto, a lei da un punto di vista economico, di affari, non la danneggia. No, tutta Cagliari, non credo. Bisogna risolvere la questione dell'urbanizzazione, cioè traffico, non è solo chiudere, bisogna rimediare anche l'altro. Il traffico, soprattutto i parcheggi. In un'ultimissima battuta, Piazza Garibaldi, appunto, tutta pedonale, c'è qualche pecca a livello realizzativo che lei da commerciante nota, qualcosa che magari Per il poteva essere momento fatto no, meglio? per il momento non ne abbiamo visti, poi vediamo in seguito, se c'è qualche pecca la vediamo.